Prima di cominciare il video mi scuso perché non si vede molto bene, si sente abbastanza male visto che c'era una confusione atomica e probabilmente ci saranno le bande nere sopra e sotto al video perché la fotocamera non registra nel formato giusto a quanto pare, ma era quella di mia madre, come forse sentirete dopo in mezzo al casino con quello che dico. Quindi cominciamo! Buongiorno a tutti! Allora, siamo al Milano Malpensa Expo, non so come si chiama, vabbè. Si veda decentemente perché questa è la fotocamera di mia madre, la mia è troppo pesante da portare in giro per fare un vlog. E niente, adesso vediamo un po' cosa c'è in giro. Qui c'è un simo selvatico. Adesso vediamo che altro c'è qui dietro. Salve ragazzi, fate un salutino. Ciao Ciao, Salutino! ciao, ciao. Ciao Ciao Salutino! Ma bene, fatta la così lesina! Sì, ma che sono orribile! Ma come fai con la fea? Seguo tantissimo! No? Ma tu non l'hai guardato il mio ultimo scopo? Di farne già qualcuno con la firma, ho già preparato il mucchietto e dopo niente, Ti prego, vai. Ma come si raccoglie bene? Ma io non lo so fare! Pulisce come sguisciano via. La sua faccia è qualcosa di bellissimo. Sono una porchetta. Si provano a lanciare le carte, dai che ce la fai. Allora, no, si può fare, io non sto sudando, ma non ti sto sudando io, sto buttando un mazzo di carte. Vai Peppo, fallo anche tu, fallo, fai vedere la tua bravura. Se vuoi io ti insegno. Vai, 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 fai, insegna a tutti quanti. Guarda, visto? Allora, guardate il Joker che è il migliore con le carte. No, tipo non so l'ansia, raga, lo faccio io. Che carta è? Passo di picchia. Qua, aspetta, ti faccio una notte di fiori. Ma l'hai visto? Ma l'hai visto? Guarda questo. Aspetta, si va, hai finito le carte, Joker, non ce la puoi fare. Ci hanno portato la teglia con le lasagne, gnam gnam gnam. E tra l'altro una ragazza dolcissima oltre ai regalini mi ha portato dei muffin al cioccolato, cioè oh mio Dio, ti amo tantissimo. Adesso proveranno questo lecca lecca super potentissimo, super piccantissimo, vediamo se ce la faranno questi due tizi un po' spaventati. No, facciamo la succhia lecca lecca alla morte challenge. Ciao a tutti ragazzi, quest'oggi come vedete sono in compagnia del Gurz. Grandissimo. Siamo con Roberto e tanta gente. Troppa gente, troppa gente, troppo pubblico qui. Quanti genti? Vecchio no. Vabbè, vai, vai. Due, uno, via. Sarà 5 minuti potete di video. Potete spostare ma non potete togliere dalla bocca. Ok, ciupa ciupa. Buongiorno, io sono quella che disturba.
succederà? Giù. Dai, finora giù. Com'è? Guarda che puzza. Devi fare da supporter, tu devi fare da supporter. Motivator. Mamma mia. Com'è? 20 secondi. Che faccio? La fragola. Chiusa la bocca. Devi anche spostare. Ma cosa? No, diteci cosa ma sentite, io non ci credo. Ma poi Occhio. No, sta varando. Attenzione. No, non fa. Oh. No. Addirittura. Oh mio Dio! Peppo, sei impazzito! Eccolo! Com'è? Pazzi! Buonissimo, immagino. Mo sboccano tutte e due. Come va? Ma non ingoia, se lo ingoia è come. Allora, si è durato solo 3:30, mi spiace. No, 3:30, un minuto occhio. E mezzo. Occhio. Ok, il vincitore. Oh, c'è l'ambulanza. Non è un'ambulanza. No, lo so, però. Bruno di cane. Vedo se ne è l'altra. Parecchio, eh. Appena ci dice. Sì, puoi anche buttarlo, non importa, intanto hai vinto, basta, ha vinto. E ogni tanto Simo si deve mettere a giocare al diavolo, se non è lui. E adesso è il turno di Sbucci, yeah! È volato via da solo. Per un attimo ci ho creduto. Volevi? Per un attimo, è stato un attimo bellissimo. Dopo il primo giorno, yeah! Ah, che male. Questo è l'hotel in cui siamo. È un 4 stelle, Simo, che bello. E niente, non ho capito ancora se dobbiamo salire in camera o andare direttamente questa a cena. Fa il vlog del il blog nel vlog di nuovo. E qui c'è la gente. Ti sto dicendo le collaborazioni. Sì. Brava. Questo è il corridoio dell'hotel, molto inquietante. Fatto! Non è più inquietante ora. Ora è molto divertente. Esatto. Voglio vedere. Vai, vediamo com'è sostanza. Vai. Ecco la camera, vediamo. Madonna! Beh, se ci fossero le finestre aperte renderebbe di più questo letto. Ha 6 piazze. Ma non è un letto normale. È tipo il doppio degli altri. Sono sulla televisione quella lì. Una TV un po' grandina. Ciao, siamo in TV. Ma secondo te qua si dorme? Per così? Magari, così. Magari non le scarpe sul letto. Secondo me. Beh, è la stessa cosa. È la stessa cosa. Sì, esatto. Ecco, con questa luce è un po' più carina. Cioè, ma che cavolo, qui si apre? Ma non è un balconcino? Sicuro, qui apri, esci e vai in un posto dove possono andare tutte le stanze. Figo. Vediamo il bagno. Figo, bella la doccia con la sedia. Facciamo un prank a Pepo. 121. Scusi. Scusi, signorina. Excuse me. Guarda qua fuori. Cioè, è bellissimo. Esatto, un terrazzo. Ma se mi chiudo rimango chiuso fuori. Ma te il letto uguale al nostro. Senti, allora, tutto, cioè, cioè, no, noi alla camera singola hai letto a 6 piazze, noi siamo in due, abbiamo letto a 6 piazze, dovremmo averlo a 12. Sei in camera? Oh, sono stanco, mi sono buttato a pesce. Sei buttato a pesce. Che bello. Allora, intanto, vabbè, a parte che si vede il riflesso di Simo a letto, ma cioè, nello specchio c'è davvero la TV. Non stava scherzando, Simo. Oh mio Dio, Maton mi. I talenti nascosti di Pepo. Luce. Vabbè, comunque gnam. Ok, sono tipo morta.
abbiamo fatto cose stupide finora, abbiamo mangiato finora, spero che non si veda che tu sei in mutande, sino no. Ti sei appoggiato sul letto come una balena. E niente, ci vediamo domattina. Buongiorno, allora ci siamo svegliati presto, da bravi pompini. E tu sei incantato o cosa? Non so, io ho sonno. E niente, adesso andiamo a rompere le palle un pochino a Pepo. E dobbiamo fare cose molto interessanti in fiera per un video. Per un video che voglio provare a fare. Porca ciao, smettila! E volevo farvi vedere la maglia, visto che non sono ancora riuscita a farvela vedere. È la mia maglietta che vendevano in fiera, che vendono in fiera e che vendono anche sul sito della Nerd Overdose. Ma tipo sto posto dove vai tutti i massaggi e tutto, oh mio Dio, e noi non li abbiamo fatti. E va bene, andiamo a rompere a Pepo. Buongiornissimo! No, hai le tende aperte, niente privacy. Uffa. Sto posto che abbiamo notato ieri che era collegato, tipo tutte queste stanze sono tutte di youtuber. Vabbè, qui c'è Pepo e poi qui c'è Joseph e poi qui c'è Joker, credo, e poi qui c'è Ciccio. Insomma, siamo tutti qui uno di fianco all'altro. Il bello è che stamattina, cioè, non è che ci siamo svegliati tranquillamente con la sveglia. No. Ci siamo svegliati perché era la porta sul retro, è arrivato Pepo, pom pom pom, sveglia ragazzi! Esatto, con no, cioè veramente. Da, con fare da gigante. Cioè, mi è preso un infarto, volevo ucciderlo malissimo. Ed eccolo qui. Ora siamo venuti noi a rompere le balle a lui. Visto? Buongiorno, mi è piaciuto il buongiorno. Il selfie stick. Mi è piaciuto il buongiorno. Cioè, io veramente, io ti avrei picchiato, ti avrei fatto riaddormentare per lanciarti una secchiata d'acqua. È stato bello. Cioè, siamo tutti col telefono, ma siamo persone orribili. La vita da youtuber. La vita da youtuber. Ma è divertito. No, io pensavo, ti dico la verità, io non faccio quasi mai vlog. E pensavo fosse palloso avere sempre la fotocamera in mano. Allora, ma è divertente. Invece è bellissimo. Allora, è bellissimo. Non sto nemmeno a dire. Oh, allora. Non è qua, oh mio Dio. Queste sì che sono colazioni serie. Guarda, guarda, c'è l'anguria. Allora, c'è l'anguria. Oh mio Dio. Scusate, eh. Oh mio Dio, cioè io questo me lo porto a casa tutto. E poi vabbè, c'è la crema pasticcera. Quanto sono belli. Ma la marmellata di King Top. Va bene. E poi qui ci sono i dolcini. No, beh, ma oh mio Dio, anzi, matonni. Ok, questo è il mio piatto della colazione, buono. Vabbè, l'anguria morsa, non fateci caso. Ho preso più Nutella che pane. Ho preso più Nutella che pane, ma va bene, questo coso è bellissimo con lo yogurt, le noci. Ci sono noci, yogurt e vari tipi di frutta, cappuccino, succo e basta. Questi qua ho già finito di mangiare, tipo non ho neanche aspettato. Questa cosa sembra interessante, però basta. Ho sprecato troppa Nutella, troppa. Quindi. Stai per fare. Lo sai che no, questo. No, ragazzi. No. Ma no, perché ste cose? Sì, ma a te non piace la Nutella, tu non hai. Stiamo entrando nel trash. Ma perché però non ti piace? Non gli piace. Non piace il cioccolato. Cioè, non gli piace il cioccolato, ditemi voi se no. È bellissima questa cosa, no, io la Nutella l'ho mangiata. Che buono. Insieme, per dindirindina, questa faccia sconsolata. Cosa non hai trovato? Non ci sono uno più brioche. No, e poi non c'ho più fame, mi sono alzato per dire. Povero pompino. È arrivato con una faccia sconsolatissima. Prova a parlare bla bla. No, ma tipo, guardate quanto è figa la tua macchina. Esatto. Ciao, guardate quanto è bella questa. È la Renault più bella che io abbia mai visto. Ho appena provato il gioco della realtà virtuale. Caricherò il video sul canale di Amy, visto che tra una cosa e l'altra è lunghino. Ho l'adrenalina che non mi vuole scendere da mezz'ora. Vi giuro, sto morendo. Voi non potete capire che paura. Ciao. Silenzio, la tua qui c'è un Manu selvatico. Qui c'è un Simo selvatico. Sì, ovvio, appena posso. Vabbè. Amore,
verdura che non mette a fuoco con le verdure, e questo è buono anche se è ustionante. E quindi niente, party hard, tutti che mangiano cinese e basta, buon appetito. Ci sono troppi maghi. Ogni tanto bisogna uscire per prendere un po' d'aria, perché dentro c'è un caldo assurdo veramente. E niente, sto prendendo un po' d'aria e no, volevo raccontarvi questa perché veramente ci sono rimasta un po' così. Stavo guardando Pepo che faceva la realtà virtuale. Mi fermo un ragazzo, avrò avuto 30 anni, penso fosse sudamericano, così. Mi fa: posso dirti una cosa, ma come mai la gente fa le foto con te così? Gli ho detto: sono una youtuber. E tipo, ha guardato il suo amico, si sono tipo messe a ridere come per pigliare per i fondelli. Ma carina la gente che ti piglia davanti a te proprio. Va bene, grazie, gentilissimo davvero. Dunque, la Sabria guida meno di mezza giornata. Questi sono alcuni sacchi con i suoi regali e scatoloni. E poi sul palco ne ha tipo altri 2,5 come minimo. Ok, siamo sopravvissuti, siamo stanchissimi. Sei stanchissimo? Simo? Ok, è stanchissimo perché non risponde. Sta dormendo con gli occhi aperti, va bene. No, sì, sono stanchissimo. E niente, insieme a tutto il mucchiettino di roba, ok, vi farò vedere presto in un video. E alla mia nuova tazza ho da aggiungere alla mia collezione. Questa è sicuramente molto personalizzata. Esatto. E niente, spero che questo vlog vi sia piaciuto. I 2 giorni sono terminati, lui sta morendo e vi salutiamo. Io ho 2 ore e mezzo di macchina adesso. Saluta.